Buonasera e ben ritrovati all'edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo dell'aumento del consumo di droghe, soprattutto tra i giovanissimi, le cause, la solitudine, l'accesso sempre più facile al mondo degli stupefacenti, ma c'è chi vuole cambiare rotta come l'associazione Dicono alla droga. Metanfetamine, cocaina, ma soprattutto cannabis, il mondo della droga è in continua evoluzione e coinvolge sempre di più i giovani. Solo negli ultimi mesi si è registrato un aumento di consumatori di cannabinoidi, 2.600 soggetti in più, e parliamo solo della provincia di Bari. Si fa uso e abuso di droghe in città, così come in tutta Europa, un consumo aumentato a causa della rete sempre più veloce che unisce consumatore a pusher. Gli spacciatori non sono solo quelli davanti alle scuole, ma sono per lo più dietro lo schermo di un PC, pronti a ricevere ordinazioni online. Una droga sempre più sintetica che spesso lascia tracce del suo passaggio sul sistema nervoso. Da non sottovalutare la componente legale, poca informazione sui reati e sulle conseguenze dell'uso e dello spaccio di stupefacenti. A disegnare il drammatico panorama, Barbara Fortunato, presidente dell'associazione di volontariato Dicono alla droga, che da 8 anni si impegna a portare una campagna di informazione in giro per le scuole, medie e superiori fino all'anno scorso, da settembre anche elementari, con un cartone animato che spiega ai bimbi in maniera soft gli effetti velenosi delle droghe sul corpo e sulla mente umana. Diciamo che la finalità è quella di allontanare i più giovani e anche i non giovani dalla droga. L'obiettivo lo avete centrato in questi 8 anni? Stiamo cercando di centrarlo, non si può mai dire che sia centrato, però normalmente cerchiamo anche le statistiche dell'uso e dell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcolici per vedere se in qualche misura, se in qualche modo l'uso scende laddove viene fatta la campagna di prevenzione. Noi crediamo che la prevenzione sia efficace perché comunque è un modo di rendere più consapevole un soggetto che poi ovviamente verrà lasciato libero di prendere le sue decisioni, ma che almeno le deve prendere consapevolmente. Tante le iniziative per lanciare un messaggio così importante, quali le prossime? Allora, abbiamo una partita di calcio il 12 luglio prossimo presso il campo del Redentore e poi da settembre ritorneremo nelle scuole. Nuovo direttivo per l'AIOP per il triennio 2018-2021, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata. Potito Salatto è il nuovo presidente, il suo vice Giuseppe Speziale. Il dottor Salatto è a capo dell'omonimo gruppo che gestisce 6 strutture sanitarie nel Foggiano, mentre il cardiochirurgo Giuseppe Speziale è vicepresidente di GVM Care Enerce, gruppo sanitario nazionale presente in Puglia con 5 strutture a Bari, Conversano, Lecce e Taranto. È un momento molto positivo per l'AIOP Puglia, che ha visto crescere il numero dei propri iscritti negli ultimi mesi, ha dichiarato il neopresidente Salatto. L'obiettivo del mio mandato sarà quello di portare ad una unità di intenti tutte le associazioni private che danno assistenza sul territorio, di dialogare con Confindustria e con i sindacati e avviare uno stretto rapporto di collaborazione con la Regione affinché i nostri cittadini possano trovare qualità ed eccellenza nei servizi sociosanitari che offriamo. E per il secondo anno torna a Bari Nonni Freschi, il progetto di intrattenimento estivo dedicato agli anziani della città. Torna a Bari Nonni Freschi, l'iniziativa che vede lo Stadio del Nuoto e l'assessorato comunale al welfare impegnati ad offrire un'occasione di benessere e di svago agli anziani della città. I cittadini over 65 residenti nella città di Bari potranno recarsi gratuitamente allo Stadio del Nuoto tutti i giorni dalle 10 alle 14 esibendo solamente la carta d'identità. A vigilare sulla loro sicurezza ci sarà il personale qualificato, mentre gli anziani potranno fare un bagno in piscina o trattenersi sotto gli ombrelloni nei pressi della zona bar. Un'iniziativa che si inserisce nel cartellone degli eventi baresi per rendere più piacevole l'estate degli anziani. È una cosa molto bella per tutti quanti perché aiuta un po' tutti in attività che magari stando a casa non lo fanno. È quindi un incentivo di stare in attività e stare in compagnia, come socializzazione, come un complesso di cose che sono positive. Adesso, grazie a Dio, siamo arrivati a questa età, cerchiamo di almeno di svagarci un po'. Sono esperienze nuove che io sto attraversando. Lo sto facendo con entusiasmo, grazie all'assistente, c'è una buona squadra di cui noi ci stiamo, l'età che ce la stiamo godendo un po', ecco, questa è la cosa più bella.
Quinta europea e settima overall, argento nella classifica a squadre. Parliamo di Claudia Quaranta, che ha conquistato un posto importante per la nazionale azzurra Optimist al campionato europeo in Olanda. La giovanissima atleta del circolo della Vela Bari ha regatato per 5 giorni insieme a 250 altri atleti provenienti da 42 nazioni diverse e ha dimostrato stoffa eccezionale in acqua ed anche un'ottima tenuta mentale nella classifica femminile, che vedeva in tutto 114 iscritte. Claudia, la sua seconda esperienza in un campionato europeo, è arrivata prima tra le italiane, sfiorando di poco il podio continentale. E siamo alla nostra rubrica di arte e cultura a cura di Isabella Cedro. Oggi vi parliamo della Zanzarita Band. La Zanzarita Band è un'orchestra di 14 elementi che vanta prestigiose collaborazioni con noti artisti della scena locale e nazionale e ripercorre tutti i grandi classici della canzone napoletana, eseguiti dal vivo con gli arrangiamenti di Renzo Arbore e dell'orchestra italiana. Una delle cose che ha reso Napoli famosa in tutto il mondo è la canzone di antica tradizione, che ebbe il suo periodo di maggior successo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, epoca in cui fu scritta O Sole Mio. Ogni canzone racconta una storia, spesso allegra, a volte triste e amara. Il repertorio della Zanzarita spazia dalle atmosfere romantiche alle classiche tarantelle, senza disdegnare ritmi caraibici, salsa, rumba, merengue e swing. Inoltre, lo spettacolo è arricchito da interventi teatrali di attori napoletani e da balletti, in serate coinvolgenti in cui il pubblico partecipa ballando e cantando. Come nasce la passione per questo repertorio? Beh, la passione per questo repertorio nasce sicuramente dall'aver sentito molto frequentemente, spesso, sia mio padre e mio nonno canticchiare o perlomeno fischiettare queste canzoni, per cui una sera tra amici musicisti, bevendo un qualcosa al bar, ho proposto di creare questo progetto che sia prettamente di canzoni napoletane classiche, però nella versione dell'orchestra italiana e di Renzo Arbore, per cui ci siamo molto appassionati su questa linea del classico, ma suonato in chiave moderna. Dopo un anno che è nata la Zanzarita Band, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere un vocalist dell'orchestra italiana, Mariano Cagliano, tra cui siamo diventati veramente grandi amici, e ho chiesto a lui di collaborare con noi nelle serate, e lui si è prestato e si presta tantissimo a venire con noi, spesso sta con noi nelle piazze e si diverte tantissimo, noi ci divertiamo con lui, e è diventato una situazione di collaborazione anche con alcuni elementi dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Risponde tardi, si lo può sapere, ma non c'è sta nessuna. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordiamo che ulteriori aggiornamenti li potrete trovare sul nostro sito www.telebari.it, mentre l'informazione su Telebari torna più tardi. Grazie per averci seguito.